Allora, parliamone. Che abbiamo visto? Life. Life, non oltrepassare quel limite. Di che parla? Diciamo senza fare nessuno spoiler. No, di una missione. Una missione spaziale, di ricerca fondamentalmente. E di succede un evento non controllato su una cellula. Sì, su una cellula, sì. E diciamo le cose ovviamente non vanno per il verso giusto. Personaggi che diciamo, mi ricordo che ci stava Matt Damon. Sì. Poi ci stava quello lì che ha fatto Donnie Darko, che si chiama Gilligan o qualcosa. Ha fatto Amore e altri rimedi. Esatto, con è un figo. Sì, esatto, quello che vendeva insomma il Viagra. Sì. Figo quel film, bello. Parlava tra l'altro della. Cioè, questa qua si ammalava di tumore. Sì, vabbè. Di tumore di Parkinson. Di Parkinson, vabbè, sì. Lasciamo perdere. Lui mi piace molto. Ma tu a Busca? Impressioni. Io quando. Ok, allora se doveva essere, diciamo, com'è che ci siamo arrivati a vedere sto film? Siamo arrivati perché la Vodafone tanto gentilmente ci ha regalato dei biglietti gratis. Esattamente, quindi siamo. Altrimenti non l'avremmo visto. Sì, esatto, non sarebbe stato uno di quei film, diciamo, papabili, perché comunque uno va a spendere dei soldi e uno dice. Per vedere la bella e la bestia, non per vedere altro. Vabbè, no, dai, però comunque tra tutti i film che ci stanno, magari uno opta per qualche altro film un po' più, cioè va un po' più sul sicuro. Sì, sì, sì. Invece questo qua era ad esclusione, sì, perché non ci stava nient'altro, diciamo, di bello. Però già l'abbiamo visto gratis. Io sono stato soddisfatto. Sì, mi è piaciuto... molto, nonostante poi si svolga tutto in uno stesso posto. Esatto, è tutto alla fine dentro. Cioè, tutto dentro un'astronave praticamente. E infatti, cioè, le aspettative erano in pratica pari alla mediocrità. In genere, già quando si parla di fantascienza e tutto, è difficile fare un film davvero fatto bene. Quindi, in genere, i dialoghi sono ridondanti, le ambientazioni comunque sono sempre dentro le navicelle. Cioè, è difficile. Sì, sì. Quindi dice, vabbè, questo è un filmetto per passare il tempo. È tutto. E invece. Sì. Perché abbiamo fatto sta con l'ansia tutto il tempo? Esatto, è ansiogeno. È ansiogeno, tipo Prison Break. Da costantemente la sensazione di suspense. Sì, veramente stavo con l'ansia tutto il tempo. Oh, sì, sì. Ma anche gli effetti sonori sono fatti bene. La trama, secondo me, è un po' come il film Alien. Non so se l'hai mai visto Alien. Sì. La trilogia, cioè non so, su tre film o quattro. Vabbè, no, comunque. Quattro. Non lo so. Vabbè, comunque Alien, cioè quindi casini su questa navicella spaziale e così via. Quindi cioè, diciamo, è una trama più o meno già conosciuta in un certo senso. Però in questo film c'è un qualcosa di diverso, cioè è reso molto più attuale, perché comunque Alien è degli anni, penso 85-86, non voglio sbagliare, cioè proprio il primo. Questo è appena uscito. Gli effetti sono fighissimi. Sì. Vabbè, ma anche Alien era bellissimo. Però ecco, è un altro proprio. Cioè, proprio, sì. Stiamo parlando di vecchi film. Belli gli effetti, mi sono piaciuti. Gli effetti anche la. Non voglio. Vabbè, comunque il cattivo, no? Cioè, il mostro. È fatto bene. Perché fatto non bene. È il classico mostro. Sì. Sì, lo consiglieresti? Sì, lo consiglierei. Tu? Sì, anche io. Qualche altro commento? Al di là della suspense, anche diciamo la tragicità di alcuni momenti trasmette angoscia quando. Sì. È vero. Sì, e soprattutto finale inaspettato. Ma su questo io un po' sì. Vabbè, io non stavo proprio in cioè io ormai stavo in un salvagente. Io un po' me l'aspettavo, cioè nel senso quelli tre potevano essere finali, cioè sì, alla fine tre di quelli lì, sì. E tra quei tre finali effettivamente c'è stato quel finale maschile. Io no, sì, me l'aspettavo in un primo momento, poi a un certo punto mi sono convinta del contrario. Sì, però sarebbe stato forse troppo banale, però comunque cioè, se l'ho preveduto, quindi banale forse un po' lo è alla fine, però. Cioè, che l'era, cioè, non si poteva fare altrimenti. No, non si poteva fare altrimenti. Cioè, a meno che non sia stato, che ne so, questo qui che ha scritto sto film, un genio. Però, sì, quindi facciamo una votazione al mio 3 e vediamo se corrisponde o no. No, dai, ok. Quanto è sempre da? Sempre da 1 a 10. Da 1 a 10. Da 1 a 10, 1 è cacca, e 10 è panino con la porchetta completa. Tipo di cose, ok? A me la bestia molto buona. Aspetta, non sono brutta, ne ho pensato. Dai. Io sono esigente.
Vai, facciamo. E poi dopo facciamo, troviamo un punto di incontro tutti e due, dai. Dai, vai. Dopo come ti stanno due voti. Come faccio? Devi andare quello che ti dice, vai. Uno. No, non lo so. Due. No, non puoi essere. Dobbiamo farlo tutti e due insieme, vai. Due. Sette. Allora però è all'unanimità, cioè poi siamo 7. Ok. Tutti è proprio quello. È 7, allora. 7 su 10. Okay. Ciao.